Bella ragazzi, questa è Funk House e oggi sono qui con Wolf per un gameplay su Team Fortress 2. Oggi volevamo parlare della differenza fra i giochi multiplayer di oggi e quelli di un tempo. Più o meno quelli di un tempo, io parlo, no, è pieno di giocatori, sì, che ormai ci giocano. Comunque, come potete vedere, vabbè, Team Fortress 2, diciamo che le differenze principalmente potete vedere dalla schermata, soprattutto per la presenza, direi, dell'energia che non si poteva, come dire, si recuperare, dovevate recuperare i cari vecchi kit medici che poi pezzo di merda che mi sta... ok, niente, scusate, ok, vai. No, ma vabbè. E rispetto a quelli degli altri tempi invece, tipo, cioè non tanto in là, però come per esempio Counter Strike Source, sempre fatto dalla Valve. Counter Strike è stato uno, cioè secondo me è uno dei gameplay dei Deathmatch Arena più belli, secondo me è stato uno dei primi anche. Vabbè, bene che sei tu esperto, perché chissà perché ci giochi sempre. Mi piace, no, la verità, anche perché attraverso questo si hanno anche dei contenuti aggiuntivi per Garry's Mod, quindi anche un vantaggio. Fate quello lì, la verità è che il tuo carissimo computer che non sa neanche leggere i dischi. No, direi proprio, altrimenti non sarei riuscito a installare alcuni giochi. Lasciamo stare, comunque pensiamo che certi giochi... merda, scusate. Vabbè, come avete capito, non differenziava l'imprecazione, c'era sempre. Ecco, presente. Che coglione. Comunque, vabbè, tralasciando il fatto che alla lunga le modalità sono sempre queste qua, vabbè, qua stai giocando in corsa dei carrelli. In corsa dei carrelli che consiste, detto in poche parole, consiste nel portare il proprio carrello nella base nemica per distruggere. Se voi ci pensate, non cattura la bandiera, no? Che figata questa camera di bandiera. E alla fine comunque si potrebbe quasi dire che sia un cattura la bandiera. Vabbè, in Counter Strike Source. Comunque c'è anche Chat. Cioè è pieno di gente che gioca Chat, oppure un caro era gioco delle armi, cioè in Black Ops 2, vabbè, non è inserito anche in Battlefield 3. E comunque, se notate ragazzi, cioè non voglio dire cazzato, non voglio sparare la minchiata, lo sapete che praticamente so che ci sono in Call of Duty ci sono le ricompense, uccisioni, tutte quelle cosine lì. Però secondo me i giochi come Counter Strike Source, Team Fortress 2 hanno i loro problemi, però sono sicuramente più ben fatti di che ne so, COD MM3, che quello lì secondo me è stato proprio fatto con le palle, è stato fatto seriamente. Coi piedi, cioè secondo me non sapevano cosa fare. Va bene che contro quella storia qua bisognerebbe anche dire che è stato fatto da, quindi è stato fatto da tre case di sviluppo, è stato fatto Infinity War, che se poi si è rotta e mandato tutto su MMG X, che comunque c'è, è il loro primo videogioco, quindi dare a qualcuno che aveva appena iniziato a fare videogiochi un gioco come COD che vende milioni. Scusate ragazzi, il mio cellulare che non la smette di suonare, adesso mi mettete in silenzio, sono fattissimo. Ok, continuo. Comunque vabbè, è un'altra differenza, sono sicuramente, forse è la storia dei punteggi. Se voi vedete qua, penso di non aver mai visto punteggi per Counter Strike, sì, anche lui sono qua. Sì, ho cambiato classe. In cecchino, con, no, come si chiamava? Il sandwich! Aspetta, chiamalo, che mi ha fatto il più colgamento del grosso. Cos'era? Oddio, bug! Come si metteva? Ah no, qua sono sbagli. Oh mio Dio! Sarà sopra, no? Ah, no, è l'ultima. Vabbè, aspettate che aggiorno. Eccoci ragazzi, piccolissima interruzione, perché mi continua a chiedere di eliminare roba. Comunque questo si chiama lo scalda teste del sicario. E basta, continuiamo. Vabbè, partiamo dal fatto che qua non si possono fare. Almeno non credo. No, si possono fare. No, ci si fanno i no scope qua. Perché devi puoi sparare senza mirare. Beccarlo e ammazzarlo. Porca miseria, sì, ma vabbè, ma questo qua è spawn killing alla massima potenza. Vabbè, guardate che abbiamo visto Counter Strike Source era pieno di spawn killing. Cioè c'erano delle cose. Vabbè, parlando sempre della quello che stiamo parlando prima. Fate questo qua. Sì, questi qua che si mettono con lo jumper. Vabbè, no, beh, il cecchino è aperto. Cioè, una cosa nuova. No, ma qua sono anche altre campe. Sì, ma ok, ma non si muove niente. Quelli stanno camperando.
Il campo di Steve non cade. Ma così? Così non mi becca. Sfigati! Ehi, gli ho distrutto due torrette! Mi sento figo! No, basta, basta. No, perché sennò comincio a... Lasciamo. A sclerare. Se fangando con i secondi. Comunque, come potete vedere, qua non esiste il puntino. Cioè, non lo potete vedere a schermo. Ecco, di concilione. No, beh, a parte che in questo caso... L'unico schema che può esserci è questo qua che dice a che punto sono. Sì, ma come vi ricordate, metti su COD c'è scritto ogni uccisione 100 punti, ma non ve lo dice. Questo qua si sa, eh. Se fa un caos si è messo a suicidarsi. No, 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 devo sparare con lui che mi sta facendo spawn killing con la con lanciafiamme dal. Il pyro. Ma come pione fa un killing, sai? Vediamo come si diverte se è andato fuori dalla porta. Beh, ecco, vedi? Non è che mi sa che come grafica non so quanto... Questa qua mi sembra molto carina come grafica perché, non lo so, mi piace molto. A me è che Team Fortress 2 penso che sia stato proprio uno dei giochi più supportati al mondo. No, ma poi anche uno dei 25 anni, recentemente, se non sbaglio, ha compiuto 25 anni. Ma poi per un modo qualcosa più del 2011. Porca miseria, ragazzi, io non ce la faccio con questi qua. Quasi quasi lo sapete cosa faccio? Sparo. Perché praticamente se c'è questo coltello che è una figata assurda, si chiama l'infinita ricompensa, e tu ammazzi una persona alle spalle e ti prendi la sua identità automaticamente. Una figata assurda. Con questa pistolona e da un bear. No, ma quanto divertente. Adesso qua potete anche diventare invece. Sì? E se voi ci pensate è la stessa cosa che c'è in Call of Duty 2. È vero, ma sì, vabbè, a parte che io adesso uso un'altra via per questa, cioè non diventa invisibile, cioè posso diventare invisibile solo se cercano di ammazzarmi. Se mi ammazzano il mio corpo cade a terra, vedi? Vedete? Il mio corpo è lì a terra, però io sono invisibile, sono ancora vivo. Li faccio pensare che sono naturalmente, normalmente ci può anche diventare invisibile. Lo faccio vedere subito. Adesso no, infatti dopo vi faccio vedere come funziona. Cioè in pratica ti rende invisibile e basta. Sì, va bene che uccidetemi, forza. Ecco, mi sta venendo ucciso, ma che peccato. Ah no, è vero, mi vedono perché sono infiammato. Damn it. No, Panca si è appena suicidato. No, mi ha ucciso proprio in volo. In fondo proprio in fondo al dirupo, va bene. Vabbè, comunque ci siamo diramati in altri argomenti, ma comunque stiamo parlando della differenza. Beh, la prossima volta non facciamo più live. No, vabbè, ma perché? Nessuno fa un po' come... Anzi, bisogna sclerare, basta. Giusto, è la regola. Comunque, qua vabbè, penso che ormai abbiamo perso. No, non è possibile, non possiamo perdere. Bastardo che mi mira... Guarda ragazzi, adesso mi nascondo qua con il fifone. Come potete vedere, qua anche qua nessuno gioca in squad. Nessuno. Non è soltanto ricordo, è questa abitudine. Ok, adesso prendiamo l'electro saper. Andiamo back. E vi faccio vedere, vedete? Si diventa invisibile. Nessuno notte nota e tutte possono vederti, dipende se ti sfatta la borsa. Vabbè, ragazzi, non so di che cosa parlare. Sinceramente non so di che cosa parlare. Che secondo me è... Ah vabbè, forse con la storia della... Vabbè, parte la storia di giochi di squadra. Vabbè, basta il film. Cioè, diciamo come considerare giochi vecchi e giochi nuovi. Senso sì. Dire, vabbè, sarebbe qua dietro. Io la mia opinione te l'ho già dato, ho detto che i giochi più vecchi sono di sparatutto sono un po' più carini quelli da adesso. Perché adesso li hanno fatti con le palle, perché ormai abbiamo tutto. Cioè, ora abbiamo tutto per costruire le cose. Non ci pensa più neanche, comunque dei giochi belli, cioè, alla fine ci sono. So, Black Ops 2, vabbè, sì, ha un sacco di problemi degli host. Se ancora capito come mai non ha ancora messo una notizia un server dedicato. Sì. Però alla fine è stato bello, c'è qua anche Battlefield. Ho cominciato il 4. Battlefield 3 sì, è uno dei più belli. Cioè quello lì è l'unico che considero un po' bello e basta. Black Ops 2 neanche tanto. Black
tanto per zombie. Sì, vabbè, ma basta filtrare a campagna, lo provate, non c'è. Batte filtrare? No, non so. No, la campagna fa più. Cioè, rispetto a Modern Warfare 3, cioè almeno, ma non tanto per la storia dei personaggi, va bene di quando muoio su, questo un po'. Mestre di merda. Sì, alla fine l'unico che è riuscito è Price. Mi sembra che nel primo era morto. Oh, bastardo! Bastardo! Guarda com'è bella la mia torretta. Ecco. Questa qua faccio la foto perché. Cioè, come fa adesso non essere bella? Vabbè, comunque avete ragione Richard, perché. Perché veramente non si può. Non si può proprio fare un video in live e fare un argomento, perché ti a parte che io non sto quasi più parlando perché proprio sono distratto dal gioco. Ma tu esprimi, sono tipo già qua. Adesso scopriamo che c'è uno che faceva tipo. Ci manca. È successo, no! Io sto cercando di piazzare una torretta nel punto più scomodo del mondo, aspettate. Wait a second. Non potrei mandare tu la finestra. Ma cara me. No, la finestra non potrei. Forse ci ho pensato un attimo, forse posso costruire le torrette. Non vi ricorda le torrette in modo guapo, in modo guapo 3. Esatto ragazzi, adesso ti sto guardando perché sono spia. Bastardo, lo sapevo! Bastardo! Ma muori! Io avevo mascherati un po'. Nemmeno avere. Sì, ce l'ho fatta! Ma in punta stai, sapete quanti spampini hanno fatto? In giro di vai via. Adesso andiamo da questo che dovrebbe. Damn it. Ho la nella torretta e mi incavo. Prego, non morire. Ma che la tolgo. Io lavoro così tanto e loro me la distruggono in così poco tempo. Bastardi! Uccidili! Ma cioè sono proprio incapaci. Ecco, guarda che lo uccide, guarda che lo uccide. Uccido la torre. Boh, li ha cazzeggiato. Guarda, sta guardando il cielo, pensa ai suoi sogni, ai suoi desideri. Adesso. Boom! Ecco, diventiamo a torretti in modo qualcosa. Mamma mia, sì. Sarebbe proprio un sogno. Le costume sono overpower. Non li puoi neanche più distruggere con la coltellata. Ma che cacchio ha fatto? Ma sono normali! Scoppiato. Sei per. E ti hanno distrutto la carta. Vabbè. E questa qua la dura di vita dell'ingegnere, che ti devo dire? Cioè. Ingegnere. Domanda, quanto sta durando questo video? Boh, un timer non l'ho acceso. Tranquilli, Stefan Kaufman, è normale che faccia. Però adesso non so quanto dura il video, che infatti adesso c'è proprio una scheda che mi sta crollando da dietro. Che affetta mamma, capito? No, tu non mi dici, tu non hai capito forse. Se la tua torretta serve a qualcosa, va bene che ti ha fatto fuori il cecchino. Non serve a niente. Ultima morte dopo. Vediamo ragazzi, non sappiamo quanto è lungo il video, cavolo. Quando l'abbiamo startato? Cavolo. Poi diciamo che è uno pseudo argomento, non è un po' più. Lasciate stare. Cioè, non ho provato a vedremo come vostri che uccideremo. Perché non pare che. Oh! No! Con la freccia tra l'altro. Anzi. Occhio, vieni qua, ecco. Popo. Allora ragazzi, ci diciamo ciao? Direi di sì. Direi di sì.
Cioè ragazzi, spero che questo argomento vi sia piaciuto, mettete mi piace, scrivete dei commenti sotto, metteremo il link anche della nostra pagina Facebook. Che alla fine guarda tutti su Facebook e nessuno va su YouTube, chissà perché. Infatti. Vabbè ragazzi, ci vediamo. Ciao!